è la storia della Signora delle Camelie. È stato immaginato questo dialogo tra Verdi e il suo librettista, dell'attore Paolo Fosso, che è anche il nostro regista, quindi sarà una lettura completamente diversa rispetto a quella che noi siamo abituati a vedere in teatro. Lettere da Parigi, dalle Camelie alla Traviata, opera in prosa e lirica. È il titolo dell'appuntamento, che ha un doppio scopo. Il primo è raccogliere fondi per la causa che da sempre contraddistingue il Calcit, ovvero il servizio scudo, cure domiciliari ai malati terminali. Questo servizio, diciamo, sostiene una famiglia in un momento critico della propria vita, perciò tutte le famiglie che usufruiscono di questo servizio che viene attivato 24 ore su 24 ore, 365 giorni all'anno, perciò le famiglie si sentono veramente prese in carico, ovviamente è un servizio che tutti insieme con la città sosteniamo e anche attraverso queste iniziative. Il secondo è lanciare un forte segnale di risveglio sul territorio delle potenzialità artistiche e culturali che lo rappresentano. Stella Peruzzi soprano, Zambuto tenore, baritono Andrea Sari, che non mi sembra di conoscere, e sono io. E poi ci saranno due cori, un coro Coradini, che è una grande tradizione qui nella città, poi un altro coro che viene da Santa Fiora. Ci sarà anche il pianista Alessandro Manetti di Firenze, un grande concertista e accompagnatore. La danza farà alcuni interventi all'interno di famose arie, il Biam, le Zingarelle, i Matador, e poi ci sarà anche bellissimo un assolo nel terzo atto che è molto, molto passionale, ma molto bello, molto drammatico. E quindi tornare a varcare la soglia del Teatro Petrarca. Noi puntavamo su un evento che davvero significasse la rinascita dopo il periodo del Covid, e una rinascita sociale. Quale miglior strumento per mettere insieme le persone che eventi culturali, come in particolare questi, e in un teatro come il Teatro Petrarca, che è un po' il principe delle strutture teatrali della nostra realtà, della nostra città.